Allora, buongiorno a tutti e grazie della partecipazione a questo evento. E spetta a me il compito di introdurre quelli che sono i fenomeni che avvengono in realtà in Italia e quali sono gli studi effettuati dall'ISPRA, in particolar modo dal Servizio Geologico d'Italia. Spesso ci dicono che il servizio geologico fa un censimento dei fenomeni di sinkhole. In realtà per noi questo è un po' riduttivo, perché il progetto Sinkhole, che è nato nell'anno 2000, quindi 14 anni fa, è nato come un progetto di ricerca. Abbiamo cominciato a studiare delle aree in cui si erano manifestati dei fenomeni di sinkhole e poi nel corso degli anni abbiamo iniziato a raccogliere i materiali, i dati che venivano da queste ricerche, sino a costituire una banca dati. Già dopo 4 anni di studio era nata una prima banca dati dei fenomeni di sinkhole naturali. Quindi attualmente il servizio geologico usufruisce di due banche dati, una prima che è appunto quella che è stata costituita a partire dall'anno 2000, che raccoglie tutti i dati e gli studi sui fenomeni di sinkhole propriamente detti e quindi eventi naturali, e a partire dall'anno 2008 abbiamo realizzato una banca dati che riguarda invece gli sprofondamenti antropogenici, proprio perché ci veniva pressante la richiesta di sapere qual era lo stato delle nostre città e quindi avere un'idea di quelle che erano le voragini all'interno dei centri urbani, e abbiamo iniziato a raccogliere dati anche su questo. In particolar modo per il primo progetto, attualmente l'ISPRA raccoglie migliaia di casi di fenomeni di sinkhole raccolti in tutte le regioni italiane, a cui si associano anche semplici segnalazioni di aree a sprofondamenti diffusi, in cui non abbiamo un evento grande, ma più eventi messi insieme, sino appunto a realizzare delle prime osservazioni. E vediamo già dalla mappa di densità dei sinkhole come i sinkhole si concentrano preferenzialmente nelle regioni centrali, nelle aree dell'Appennino. Vediamo nella mappa sulla destra. Ovviamente i nostri studi si sono concentrati, avendo fatto delle analisi, insomma, di ricerca, su quelli che potevano essere i fattori predisponenti alla formazione di questi fenomeni naturali, e quindi abbiamo avuto la possibilità, come Servizio Geologico d'Italia, sappiamo che abbiamo banche dati di dati geologici, di sondaggio, dati di tettonica, e quindi i nostri dati sui sinkhole di volta in volta venivano confrontati con quelle che erano le strutture tettoniche, gli eventi sismici e la circolazione idrogeologica sotterranea, andando poi ad analizzare ogni singola area a rischio. Quello che è emerso alla fine di molti anni di studi è che il panorama dei fenomeni di sinkhole, di sprofondamento in Italia, è molto vario. I fenomeni che noi abbiamo raccolto e abbiamo fatto sopralluoghi su più di 350 casi di voragini aperti in tutto il territorio nazionale, è che questi fenomeni sono molto diversi, passando dalle regioni del nord a quelle del sud, proprio perché cambia il contesto geologico al contorno. E alla fine, nella nostra banca dati, vengono raccolti sia fenomeni che vengono censite le aree a rischio. Possiamo fare già delle prime valutazioni e vedere come la regione Lazio ovviamente spicca per il numero di aree a rischio individuate, sia perché forse abbiamo fatto più studi noi proprio perché siamo qui vicino, ma anche perché è forse la regione che presenta le maggiori caratteristiche, maggiori fattori predisponenti il fenomeno. Seguono ovviamente le regioni del centro come la Campania e la Toscana. Quindi i primi studi fatti ovviamente partivano da quali erano i modelli geologici, i meccanismi genetici che portavano alla formazione di queste voragini, e abbiamo cercato di indagare. Ovviamente di questo se ne è parlato anche nei precedenti eventi, negli altri convegni che sono stati fatti. Abbiamo visto che nella maggior parte dei casi ovviamente i fenomeni di sinkhole naturali sono connessi alla formazione di una cavità sotterranea che si trova all'interno di un bedrock. Un bedrock che nella maggior parte dei casi è carbonatico, in altre situazioni invece risulta ininfluente o per la eccessiva profondità o per la presenza di altre litologie, come per esempio in Campania la massiccia presenza di depositi piroclastici. Dal 2008 abbiamo cercato di predisporre una prima classificazione, una classificazione che si contrapponeva alle classificazioni proposte a livello internazionale, proprio perché
l'Italia è un paese ricco di fenomeni di sinkhole e ovviamente la casistica, i casi che noi abbiamo sono molto differenti dai casi internazionali, che per la maggior parte dei casi sono fenomeni prevalentemente carsici. Oggi stiamo cercando di rivedere, abbiamo aperto un tavolo di consultazione per fare una classificazione migliore di quella fornita nel 2008 e ancora più dettagliata. Ma vi espongo, diciamo, come i ricercatori del Servizio Geologico d'Italia iniziano a fare delle ricerche in un caso di fenomeno di sinkhole naturale. Il punto di partenza che noi diciamo affrontiamo è un'indagine storica che in qualche modo fa molto sorridere, un po' sorridere magari i geologi applicati o gli ingegneri, però per noi diventa sempre una ricerca che acquista sempre più importanza. Proprio perché i fenomeni da noi individuati, tra le migliaia di fenomeni censiti, non ci sono solo i casi di neoformazione o di formazione storica recente, ma siamo andati più indietro nel tempo e siamo andati a cercare di censire tutti i fenomeni che si sono formati in epoca remota. Infatti sono molte le cronache, le documentazioni storiche che parlano sin dall'epoca romana di formazioni di grandi voragini nel nostro territorio e quindi noi abbiamo dovuto affrontare il problema di cercare di capire dove queste potessero essere all'interno del nostro territorio. Ovviamente la ricerca di una documentazione storica, di cartografia, di toponomastica dei luoghi, nonché di una raccolta di leggende che ci permettono di risalire non solo alla presenza, all'evento catastrofico che ha potuto formare la voragine, ma anche di capire quando questa si è formata. Ora tutto parte da un fenomeno. Ritorno al discorso del dottor Doriano, cioè il sinkhole del Bottegone che si è formato nel terreno della famiglia del dottor Doriano. E uno di questi fenomeni, il principale fenomeno, diciamo, dopo la formazione di un sinkhole di grandi dimensioni è il fenomeno dell'annegamento. Quando si forma una voragine, dopo qualche tempo questa viene colmata d'acqua e quindi si trasforma in un piccolo lago di forma circolare. Vediamo qui il sinkhole appunto che si è formato nel terreno del dottor Doriano nel 1999 a Grosseto e dopo qualche tempo si era trasformato in un piccolo lago. Ebbene, sul territorio italiano sono molti i laghetti così, con la stessa forma, di forma circolare, che probabilmente hanno avuto origine mediante un fenomeno di sprofondamento. Quindi siamo andati in qualche modo alla ricerca della documentazione, delle leggende che mostrano questi fenomeni e anche di tutte le cronache storiche, tra cui le cronache di molti eventi sismici che riportano la formazione di eventi di questa natura, che possono essere assimilati a fenomeni di sinkhole e di cui oggi non se ne ha più traccia perché sono praticamente ricolmati. È difficile in poco tempo spiegare quanti siti sono stati indagati e mostro solamente l'ultimo, che è quello che è sulla copertina del volume che vi è stato fornito, che è il caso di Bevagna, in provincia di Perugia, dove abbiamo fatto indagini su un piccolo laghetto che si chiama Aiso, che in dialetto appunto vuol dire abisso, Aiso, abisso. Era un laghetto che si è formato probabilmente in epoca preromana, proprio perché sulle sponde di esso è stata trovata una statuetta votiva risalente al VI secolo a.C. che vediamo, rappresenta un guerriero e vediamo in basso. E questo laghetto, secondo le leggende poi riportate, si è formato mediante un fenomeno di sprofondamento. Ma la cosa più straordinaria è che le leggende riportano, oltre la formazione di questo lago, che ha dimensioni di circa 20 metri di diametro e profondità di 35 metri, di altri piccoli laghetti, più piccoli del precedente, che erano nelle immediate vicinanze e che oggi sul territorio non si riscontrano più. Quindi noi abbiamo fatto un'analisi mediante fotointerpretazione per individuare i siti dove questi piccoli fenomeni potessero essere e in una di queste paleoforme sono stati condotti degli scavi archeologici. Alla fine si è trovato un tempio appartenente all'epoca romana, al cui centro vi era una vasca con un diametro di circa 12 metri.
Gli archeologi che hanno fatto le indagini sul sito ovviamente non potevano spiegarsi bene, diciamo, la natura di questa vasca, anche perché la vasca non aveva fondo. E quindi, diciamo, l'ipotesi conclusiva è avvenuta mediante uno studio multidisciplinare tra geologi, studiosi di sincolse, ricercatori del servizio geologico e gli archeologi, che hanno ipotizzato che la vasca fosse stata realizzata intorno a un piccolo fenomeno di sinkhole che venne considerato un evento soprannaturale, quindi divino. Infatti ai bordi della vasca sono state rinvenute moltissime monetine di epoca romana che ci hanno dimostrato l'età dell'evento, e quindi diciamo che insieme a loro abbiamo un po' cambiato quelle che erano le ipotesi, diciamo, formulate dagli archeologi sulla natura di questa vasca. Ma questo è solamente uno, diciamo, degli esempi. Poi ovviamente noi continuiamo i nostri studi con quelli che sono gli studi tradizionali di geologia e di geologia applicata, cercando in ogni area a rischio di reperire tutti i dati possibili. Il fine ultimo è quello di realizzare delle mappe di suscettibilità. Ovviamente, avendo fatto un censimento di tutti i sinkhole in una zona, in qualche modo noi dobbiamo rispondere alla domanda: il territorio quanto è suscettibile ai fenomeni di sinkhole, ossia vi sono altre aree in cui vi è la probabilità di crollo? E quindi andiamo a fare degli studi di suscettibilità utilizzando un metodo geostatistico. Questi studi sono stati fatti di volta in volta in collaborazione con altri enti. Qui abbiamo delle immagini, diciamo, dello studio svolto per aree regionali, come per esempio quello fatto con i colleghi della Regione Lazio, di cui vi sarà un intervento di dettaglio in seguito, ma anche con il CNR. E praticamente quello che facciamo è andare a portare su una piattaforma informatica, su una piattaforma GIS, tutti i dati, tutti i fattori predisponenti ai fenomeni di sinkhole, quindi strati informatici che riguardano la geologia, i terremoti, le faglie, tutti i fattori che noi riteniamo utili, ed è il sistema a dare un peso all'importanza di questi fattori nella determinazione del fenomeno. Quello che brevemente alla fine riusciamo ad ottenere è una carta di suscettibilità. Qui vediamo l'esempio della Regione Lazio, dove sulla sinistra vi sono i vari strati informativi che noi abbiamo plottato, e poi la suscettibilità che viene individuata come probabilità di un evento, della formazione di un evento. Il secondo database invece riguarda gli sprofondamenti antropogenici che avvengono nei centri urbani, e qui cambiamo ovviamente la natura degli sprofondamenti, che sono sprofondamenti che avvengono per il crollo di cavità antropiche realizzate quindi in epoche passate dall'uomo. E i dati da noi raccolti, abbiamo un database che raccoglie oggi migliaia di dati, riguardano sia piccoli centri urbani, e tra questi spiccano, diciamo, i centri urbani sempre della Regione Lazio, ma anche della Puglia e della Campania, e poi dei grandi capoluoghi di provincia fino alle città metropolitane. Tra i capoluoghi di provincia iniziano ad assumere rilevanza le città come Palermo, Bologna, Messina. Ma nelle città metropolitane, ovviamente, la capitale delle voragini è Roma. Poi segue Napoli e la città di Cagliari. Quali sono le cause? Le cause sono la presenza di cavità nel sottosuolo e in seguito l'insufficienza della rete fognaria di drenaggio. Che succede? Che molte delle città italiane, diciamo, hanno una rete di cunicoli e di cavità sotterranee che costituiscono addirittura una città sotto la città. Addirittura questa rete di cunicoli può essere su più livelli. Infatti a Roma abbiamo due livelli di cunicoli sotterranei. Ora, che è successo? Che questi cunicoli, che sono stati realizzati, diciamo, per estrazione di materiale di costruzione, come nel caso di Roma e di Napoli, veniva estratto terreno piroclastico, e poi in qualche modo nell'arco dei tempi utilizzate, diciamo, a vari scopi, sono state di seguito abbandonate e quindi sottoposte a fenomeni di crollo. Mentre a Napoli esiste una mappatura più precisa della rete caveale, a Roma non è mai stata realizzata una mappatura, per esempio, della rete caveale. E queste nel tempo, utilizzate dapprima come luoghi di culto e poi come fungaio o aventi altre funzioni, sono state abbandonate.
Noi abbiamo fatto molti sopralluoghi in molti punti, andando a individuare, diciamo, insieme ad esperti quali sono gli imbocchi di cava e andando a percorrere diciamo questi luoghi per capire lo stato, diciamo, di conservazione. Quello che è emerso è stato molto più di quello che noi riuscivamo lontanamente a immaginare. Sono chilometri e chilometri di rete sotterranea. Da Roma, nella città di Roma per esempio, si può entrare all'interno di questi imbocchi in periferia e percorrere chilometri fino ad arrivare, diciamo, in centro. Ovviamente lo stato di conservazione di queste gallerie sotterranee è, come lo vediamo nelle immagini, sottoposto a crolli, e i crolli spesso si sviluppano in superficie. Ovviamente dov'è che emergono? Emergono all'interno della rete stradale con le voragini che noi registriamo costantemente a Roma, ma le forme che vengono chiamate sfornellamenti, quindi di paleo sprofondamenti, possono essere attualmente viste solamente nelle aree non urbanizzate. Qui abbiamo delle immagini del Parco della Caffarella, dove ancora oggi si aprono quotidianamente, diciamo, delle voragini. Il nostro lavoro è stato un lavoro di dettaglio. Sino ad oggi abbiamo raccolto 2565 fenomeni di sprofondamento nel centro urbano di Roma, sino al raccordo anulare, e quindi è un dato, diciamo, sorprendente. Probabilmente nessuna città del mondo ha questi valori. Che cosa abbiamo fatto, diciamo, successivamente? Abbiamo potuto fare delle statistiche, andare innanzitutto a vedere quali sono i quartieri della città più colpiti, come qui vediamo sicuramente, diciamo, la porzione di Roma Est, che è quella che poi dal punto di vista geologico è quella più suscettibile, proprio perché a Roma Est affiorano i terreni piroclastici e quindi sono stati quelli principalmente sottoposti a estrazione. Qui abbiamo portato una carta topografica al 5000, che è della città di Roma, quartiere Prenestino, dove non vi era l'edificato, cioè nel 1905, dati di questa carta, non vi erano abitazioni e quindi l'intero quartiere era sottoposto all'estrazione dei terreni piroclastici. In rosso sono tutte le voragini che noi siamo riusciti a censire dal 1875 ad oggi. Vediamo ora l'edificato in verde attuale e poi le immagini di Google Earth, cioè molte delle abitazioni che noi che oggi sono presenti sul territorio romano, e qui vediamo il quartiere di Burtino, poggiano su quelli che erano i sistemi caveali di allora. Ora questa rete caveale sottostante la città non sempre è stata bonificata prima dell'edificazione, e quindi diciamo quello che emerge è questo. Questo è quello che succede nel primo quartiere che abbiamo visto, nella zona della prima carta, quartiere Prenestino, dove nel 2012 si è aperta dapprima una voragine e poi una seconda voragine e ha provocato il crollo di una palazzina. Le indagini fatte nel sottosuolo mostrano che al di sotto della voragine vi è una rete caveale che prima era sconosciuta. Quindi stesso discorso fatto per le aree naturali viene fatto anche per gli sprofondamenti antropogenici. Abbiamo cercato di realizzare una carta di suscettibilità di alcuni centri urbani. Abbiamo per ora realizzato la carta di Roma, di Napoli e della città di Cagliari, appunto le tre città metropolitane maggiormente colpite dal fenomeno, in cui sono stati immessi dati riguardanti geologia, lo spessore del riporto, la rete dei sottoservizi, le cavità sotterranee. Quindi è stato un duro lavoro di ricerca e di censimento di questi dati. Vediamo, diciamo, le prime elaborazioni. A sinistra abbiamo una mappa di densità dei fenomeni realizzata nell'anno 2010, dove erano stati plottati i fenomeni dal 1875 al 2010, con una raccolta di dati non completa, cioè 1500 dati erano stati plottati. Sulla destra abbiamo la mappa realizzata con 2565 dati, però abbiamo escluso poi di fatto i fenomeni antichi, riportando, quindi accendendo solamente i fenomeni del 1960 ad oggi, per capire che cosa è cambiato. Ora possiamo vedere come le porzioni della città poste
ad Occidente, quindi i quartieri come Monteverde, il quartiere Trionfale, Balduina, cominciano ad essere delle aree sottoposte a un eccessivo sviluppo di voragini che prima, diciamo, non si riscontrava. E qui sono le elaborazioni della mappa di suscettibilità. In basso a destra vediamo la mappa di suscettibilità della città con i dati aggiornati ad oggi, quindi al 2014. Vediamo come a rischio di sprofondamento risultano i quartieri anche occidentali della stessa città. Ovviamente gli stessi studi sono stati fatti anche su altre città, qui abbiamo il caso della città di Napoli, e poi diciamo, lo sviluppo futuro, diciamo, di questa nostra ricerca è un po' quello di cui parlava il dottor Salvi, cioè cercare di confrontare questi dati con i dati da satellite. Abbiamo iniziato a fare un primo confronto, confrontando i dati con i dati in SAR. Sono stati plottati per esempio i punti sulla città di Roma, gli abbassamenti al suolo, avvenuti dal 1992 al 2000, nel che vediamo sulla sinistra, e poi abbiamo realizzato la carta di abbassamento al suolo che vediamo sulla destra, dove in arancione vi sono le aree in forte abbassamento, e queste vengono confrontate con i dati di sprofondamento che noi abbiamo registrato, eliminando ovviamente quelli che erano abbassamenti dovuti alla presenza, diciamo, di alluvioni del fiume Tevere o ad altre cause. Vi sono molte delle aree che potrebbero essere in abbassamento compatibilmente a fenomeni di abbassamento al suolo dovuti alla presenza di cavità sotterranee, e quindi a fenomeni di sprofondamento in atto. Quindi, in conclusione, diciamo che il Servizio Geologico d'Italia continuerà a fare le ricerche, continuerà a implementare i propri database, sia quello naturale che quello antropogenico, e cercheremo di avviare delle collaborazioni con tutti gli enti che vorranno, diciamo, lavorare insieme a noi, come abbiamo sinora fatto, al fine di arrivare a una classificazione dei fenomeni naturali e un perfezionamento dei modelli di suscettibilità del territorio. Grazie. Grazie dottoressa Nisio per questo interessante intervento, che ha avuto anche degli sconfinamenti nella storia, insomma, molto interessanti tra l'altro, e nell'archeologia. E questo è un po', si ricollega a quanto era stato detto nella fase iniziale dei lavori, nei saluti, cioè che questa enorme quantità di dati che sono stati acquisiti in questi anni di studio sono di grande interesse proprio per le amministrazioni locali, ma anche regionali o provinciali, ed è su questo che stiamo infatti lavorando per dare la possibilità, specialmente nelle regioni maggiormente interessate da questo fenomeno, di poter acquisire, diciamo, delle cartografie in grado di eliminare per quanto più possibile problemi alle popolazioni che vivono nelle zone interessate appunto da questo fenomeno.